amici sportivi, buonasera dal Pala 2006 di Celje, che vi parla è Domenico Piccione, tutto pronto per gara 1 di finale, un giorno atteso da una stagione intera, un giorno aspettato e cullato come un sogno è finalmente arrivato, un countdown spasmodico, quasi sfiancante se tutto ciò non fosse così spettacolare e intensamente adrenalinico. Signori, è il giorno della finale, scocca l'ora di Celje Corato, tutto pronto, rilassatevi sul divano, le emozioni di Celje Corato ve le raccontiamo noi, andiamo subito a raccontare i quintetti già pronti sul parquet per Corato, Zecca, Grimaldi, Castoro, Leoncavallo e Armenice. Risponde Celje con la sorte, Argentiero, Lescott, Caloia e Fagiano. Dirigeranno l'incontro i signori Russo di Taranto ed Elia di Grottaglie, uno spettacolo nello spettacolo, entrambe le tifoserie prima della partita e anche durante, lo vedete, il rancio di Coriandoli con il match che viene momentaneamente sospeso, bandierine giallo-blu da una parte, grande copricurva esposto dagli inafferrabili coratini 1999, dall'altra davvero uno spettacolo di ben altra categoria. Se fosse possibile assegnare due posti per la Serie C Silver, andrebbero di diritto queste due squadre in campo. Celje e Corato, autrici di una cavalcata pazzesca, una corsa sfrenata, appassionante, conclusa con le due squadre appaiate. Stesso punteggio, stesso cammino, solo una sconfitta. A decidere è stata la differenza canestri che ha premiato il Celje e le ha regalato un vantaggio consistente come quello del fattore campo. Noi ne approfittiamo per ringraziare i nostri partner commerciali, ma soprattutto le due società che hanno permesso questo evento, società di casa presieduta dal presidente Corrado Allegretti, dall'altra parte l'AS Basket Corato presieduta da Pieraldo Capogna, operazione di pulizione. Si può riprendere a giocare quando sono trascorsi 5 secondi, ovviamente punteggio fermo sullo 0-0, si presume un'altra sospensione al primo canestro nero-verde, andiamo però a vivere in diretta questa finalissima per la promozione in Serie C Silver. Celje e Corato daranno vita a uno spettacolo imperdibile, si riprende a giocare, la sorte, zona fronte pari per coach Marco Verile, prova ad attaccare la zona, ci riesce benissimo, l'ex di turno Gianluca Argentiero fa esplodere, coach Paulinho Motta, un altro ex, anche lui da giocatore nelle file della S Basket Corato. Primo attacco per gli ospiti, sotto di 3 punti per la bomba di Gianluca Argentiero. Rimessa a lato per Corato, sarà importante l'approccio, sarà importante non ripetere l'approccio di gara 2 a Santeramo. Entrambe le squadre ovviamente sul 2-0 hanno concluso la serie di semifinale, Corato ha battuto come già detto Santeramo, Celje invece Santa Rita Taranto, errata la conclusione di Antonio Zecca dai 3 punti, ci riprova Celje con la tripla di Lescott, errore per Lescott, poi rimbalzo di Caloia, si va da Fagiano a siglare il canestro del più 5 Celje, 5-0. Leoncavallo a fare sportellate con Caloia, spalle Leoncavallo però a rimbalzo le lunghe leve di Michele Armenice regalano un extra possesso agli ospiti. Castoro si va da Zecca, reclama il pallone Grimaldi, lo riceve, il pick and roll con Michele Armenice, c'è un fischio, un'infrazione di 24 secondi, il Pala 2006 è una bolgia. Non c'è neanche l'ombra di un posto a sedere, tantissime le persone in piedi per seguire un evento così importante con Celje che ha lo spettro di una sconfitta
così come è successo nella scorsa stagione, arrivata in finale con il fattore campo a favore, ha avuto la meglio Monopoli, mentre Corato vuole rivedere la gloria e il basket che conta. Dovrà fare però i conti con un Gianluca Argentiero on fire, 2 su 2 da 3, più 8 Celje. Grimaldi prova a sfruttare la linea di fondo, la rimbalzo Piero Leoncavallo, spaglia Leoncavallo, c'è il rimbalzo di Caloia, l'apertura per Argentiero, il palleggio, la sorte, ce li ha attaccato alla perfezione finora la zona ordita da coach Verile, ci prova anche Fagiano per il massimo vantaggio, Celje sbaglia Fagiano, ma rimbalzo, c'è Caloia, infrazione di 24 secondi però, palla che sarà di marca nero-verde, arriva il timeout in campo, noi fermiamo per il primo spot. Marco Verile, che ha voluto parlare su il tecnico Coratino, 8-0, il primo break celiese. Castoro viene stoppato da Kevin Lescott, partenza lanciata per i padroni di casa, sarà rimessa a fondo per Corato, zecca Grimaldi, aspetta il blocco, poi serve il sotto canestro, Piero Leoncavallo con qualche difficoltà ad amministrare il possesso, Grimaldi va a perdere palla, stesso avvio di gara 2 a Sant'Eramo, 7:26 da giocare, 8 per chi attacca, 0 per chi difende, prova Lescott, viene stoppato da Michele Armenis, 15 secondi per l'attacco gialloblu, la sorte a servire Caloia, gioco di sponda per Celje, poi Fagiano, Argentiero vuole sfruttare la linea di fondo, ci riesce, sbaglia però, la palla è gialloblu con Celje che sta spadroneggiando sotto le plance, la sorte, guarda Caloia, 10 secondi al termine dell'attacco messapico, Lescott 5 secondi a sfidare Michele Castoro, perde palla Lescott, poi arriva il fallo di Antonio Caloia, si è lanciato sulla sfera Donatello Grimaldi, subito il fallo, primo fallo di squadra, primo fallo anche per Antonio Caloia, uno dei cardini del mosaico di coach Paulinho Motta per Antonio Caloia, 14,3 punti a partita nella regular season, 21 punti in gara 1 qui contro Santa Rita, 10 a Taranto, rischia di pasticciare Corato, in qualche modo si salva Armenis a servire Leoncavallo, il possesso è nero-verde, Corato in bambola, su tutte le furie Verile cerca di tranquillizzare e caricare i suoi,
Castoro, Grimaldi finta il tiro, sceglie il centro, Grimaldi arriva, il primo canestro, nero-verde esplodono i coriandoli alla palla 2006, meno 6 Corato, gioco interrotto per pulire il parquet. 6:32 sul cronometro. Noi ci fermiamo per dare spazio ai nostri partner commerciali. Collegati dalla palla 2006 di Celje Messapica, lo preannunciavamo, uno spettacolo nello spettacolo qui a Celje, con entrambe le tifoserie a sfidarsi. Un canestro di Donatello Grimaldi ha riportato Corato sul meno 6, ha sbloccato gli ospiti che erano fermi al palo dopo 6:32, forse questa interruzione arriva nel momento migliore per Corato. Otto Celje, due Corato. Cominciato male la formazione allenata da coach Marco Verile. Dalla vittoria in gara 2 a Santeramo, una vittoria soffertissima arrivata dopo un tempo supplementare in cui Corato ha rischiato davvero di arrivare a gara 3, di sperdere energie importanti in vista di questa serie finale. Questa è gara 1, di solito definita come la partita più importante di tutta la serie, anche se quando la serie è su 3 partite è difficile indicare quale risulta poi la decisiva. Saranno tutte estremamente importanti, tutte estremamente delicate. Arriva l'ok della coppia arbitrale, si riprende a giocare, si riparte dall'8-2, Celje in palleggio, la sorte, ancora zona 2-3 per Corato, Lescott, palla che rimane fuori dal pitturato, Fagiano, Argentiero, libero di agire, libero di sparare, confeziona il 3-3 dai 6:75 per l'11-2 Celje. Non si può lasciare così tanto spazio a un cecchino come Gianluca Argentiero. Grimaldi, la penetrazione sbaglia, rimbalzo, le braccia di Michele Armenis non servono per guadagnare un extra possesso. Celje già dall'altra parte con Argentiero, va da Lescott, prova a mettere il punto esclamativo e ci riesce sull'avvio di Celje sul più 12. 14-2, 5:33 da giocare, esce dai blocchi Antonio Zecca, prova a servire Leoncavallo, palla toccata da Celje, si riparte con 14 secondi per l'attacco nero-verde, Zecca, Grimaldi, blocco di Pietro.
4, Leon Cavallo, Castoro, la penetrazione di Castoro, l'arresto e tiro, a segno, Michele Castoro, meno 10, Corato, un avvio abbastanza simile a quello che è stata la partita di regular season tra Celie e Corato, la partita che ha poi condannato, tra virgolette, Corato al secondo posto per la differenza canestri, sbaglia Caloia, vediamo in cronaca diretta, Leoncavallo riesce a servire Antonio Zecca, Castoro, Grimaldi, mette il turbo Grimaldi, trova il canestro del meno 8 Corato, 14-6, 4-32, il cubo del cambio è pronto, Gaetano Amendolagine, Caloia prova a sfidare nell'uno contro uno Armenice, prova ancora dai tre punti Celie, dice no il ferro, manovra Corato, Castoro apre il gas, sbaglia il rimbalzo però Michele Armenice in qualche modo non riesce però a catturare un rimbalzo importante, Fagiano dai tre punti, realizza Damiano Fagiano con le percentuali di Celie altissime, il canestro del 17-6, Zecca, serve Leoncavallo, granitica Celie, non sta concedendo davvero niente agli ospiti. Carica il pubblico Fagiano, noi ci fermiamo, ritorneremo dopo il time out. Squadre che fanno rientro in campo dopo il time out, richiesto questa volta da coach Paulinho Motta, non le ha mandate a dire Marco Verile. Ovviamente la tensione è altissima, così come grande la carica da entrambe le panchine. Si riparte dalla rimessa Corato, Zecca. Amendolagine ha preso il posto di Michele Castoro, Grimaldi, la penetrazione, lo scarico per Zecca, la penetrazione di Zecca, interrompe il palleggio, va da Gaetano Amendolagine, trova un corridoio, sono scaduti però i 24 secondi con la sirena che abbiamo faticato pure noi a sentire. Dovranno più che altro osservare il rettangolo dei 24 secondi, seconda palla persa in questa maniera da Corato, sotto di 11, 17-6, 3-24 nel corso del primo quarto, Caloia a sfidare Pietro Leoncavallo, pressione di passi che non arriva, palla però recuperata da Corato con Grimaldi, prova a far partire il contropiede, lo scarico per Gaetano Amendolagine, la penetrazione sbagliata, così come sbagliato il passaggio, potenziale assist per Leoncavallo, con Celie che trova altri due punti dalle mani di Antonio Caloia, 19-6, meno 13 Corato, cubo del cambio Michele Serpentino, prova ad aumentare i centimetri e i chili soprattutto, coach Paulinho Motta, penetrazione avventata di Donatello Grimaldi che lamenta un fallo che non arriva, dall'altra parte sbaglia, sceglie a
recupera il possesso, finta il tiro argentiero, si va da Caloia, arriva dietro Leoncavallo, sbaglia Caloia, il contropiede, Gaetano Amendolagine, due punti facili per Corato che si riporta sotto di 10 lunghezze. Facciamo fatica anche a guardare il tabellone, la posizione in cui ci troviamo sicuramente non ci facilita. 2 e 7 da giocare, gioco che è stato interrotto. Ovviamente ci sarà anche il fattore condensa, tutto gremito il Pala 2006, come era ampiamente preventivato, un appuntamento immancabile. Come il cambio, Michele Castoro prenderà il posto di Donatello Grimaldi. Corato ha bisogno come il pane dei punti di Michele Castoro. Castoro che si è caricato letteralmente Corato sulle spalle in gara 2, complice anche l'espulsione per il doppio fallo tecnico di Pietro Leoncavallo. Sbaglia Celie, recupera palla Gaetano Amendolagine, contropiede di Amendolagine, arresta il tiro errato, poi va a rimbalzo in qualche maniera. Possesso celiese, torna sul cubo del cambio Kevin Lescott, prende il posto di Gianluca Argentiero, quintetto alto per Paulinho Motta, un Faggiano alla grande, serpentino pivot, e sul perimetro Kevin Lescott sarà ancora più lungo tra qualche istante quando farà ingresso in campo Antonio Caloia. Lescott, 10 secondi all'attacco dei locali, perde palla Lescott, la recupera Michele Castoro che lancia Pietro Leoncavallo, c'è fallo, c'è canestro, c'è Pietro Leoncavallo, primo grillo per il capitano. 19-10, ci sarà il viaggio in lunetta per Leoncavallo. Cambio per Celie, fuori Damiano Faggiano, esperienza infinita per il numero 19 in casacca gialla. Scritto pagine di storia importanti, classe 75 Damiano Faggiano, oltre 15 punti a partita nella regular season, punto di riferimento di Celie, così come lo è per la banda di Verile. Pietro Leoncavallo realizza il canestro del meno 8, 19-11, Celie, ha fatto ingresso in campo anche Danilo Crovace, Crovace che ha già disputato diversi scontri epici con Corato quando vestiva la canotta dello Stuni. Palla in attacco per Celie, palla recuperata da Corato, il Verile che applaude i suoi. Terzo fallo di squadra per Celie, mancano 1:12 alla conclusione del primo quarto. Fischiato poco, i due arbitri, Claudio Gatta va a schiantarsi sul muro che porta il nome di Serpentino, poi sbaglia Castoro, il contropiede fedele per Lescott, va a schiacciare Kevin Lescott a due mani, giocatore color, il canestro del più 10, 21-11, pasticciato tanto Corato, arriva il fallo questa volta di Fedele, torna in campo Donatello Grimaldi, prende proprio il posto di Michele Castoro. ...40 secondi al termine della prima frazione, si asciuga ancora il parquet. Sarà una serie, anche da questo punto di vista, infinita. Con il caldo, con le strutture piccole.
piccole, così come il Palalosito di Corato, con i palazzetti ovviamente gremiti. Attacco Corato, Grimaldi. Corato non riesce a servire i lunghi. Volte palloni intercettati dalla difesa brindisina, che attacca ora con Crovace. Esce dai blocchi Fedele, si butta dentro Crovace, serve Serpentino, arriva il canestro di Serpentino, si serve della tabella, palla persa da Claudio Gatta, recuperata da Danilo Crovace, Lescott, però Crovace ci prova da lontanissimo, termina così il primo quarto sul 23-11. Celje, noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ritorneremo in diretta con le emozioni di Celje Corato. Celje Corato è il secondo quarto della finalissima promozione per la C Silver. Si riparte dal 23-11 del primo quarto. Corato in difficoltà anche sotto le plance, ha avuto difficoltà nella trasmissione della palla sotto canestro, con Celje perfetta dal perimetro. Tre bombe per Gianluca Argentiero, palla persa da Corato. Andiamo a leggere i quintetti in campo. Corato con Zecca, Grimaldi, Castoro, Mascoli e Leon Cavallo. Mascoli ha preso il posto di Michele Armenis. Risponde Celje con Crovace, Fedele, Lescott, Caloia e Serpentino. 9:42 da giocare, ovviamente è lunghissima. Corato non deve commettere l'errore di concedere un break talmente ampio a Celje, perché poi, così come è successo nella regular season, sarà difficile scalare la montagna. Attacca la squadra di casa con Fedele, interrompe il palleggio, si va da Crovace, 6 secondi al termine dell'attacco, palla recuperata da Mascoli. Possesso di marca coratina, Crovace ha calpestato la linea laterale. Grimaldi nell'inedita posizione di playmaker. Zecca va proprio da Grimaldi. Palleggio, il tiro costruito dal niente di Donatello Grimaldi, che porta lo svantaggio sotto la doppia cifra, 23-14. 8:56, penetrazione di Crovace, arriva il fallo di Zecca, ci saranno due liberi a disposizione di Danilo Crovace. Qui a Celje, partita e cornice delle grandi occasioni.
pareggio e lunetta per Crovace che sbaglia. Seconda opportunità per il numero 17, 1 su 2. È stabilita la doppia cifra di vantaggio, 24-14, 8 e 51. Grimaldi sceglie l'opzione zecca. Castoro, il blocco di Leoncavallo, ancora zecca. 10 secondi al termine dell'attacco. Castoro, Mascoli, finta il tiro. La penetrazione di Simone Mascoli, il giocatore più in forma, probabilmente dei nero-verdi. Da parte sua anche i numeri, in doppia-doppia, in entrambe le partite di semifinale. 15 punti realizzati in gara 1, 10 in gara 2, lo dicevamo a Sant'Eramo, talento e grinta da vendere per Mascoli, senza paura, la finta, la penetrazione, il fallo e due liberi a disposizione per il numero 5. Prosegue e proseguirà per tutto l'arco del match il problema condensa. Con quasi 1000 persone assiepate sulle tribune del Pala 2006 per seguire Celje Corato. Buono il primo libero per Simone Mascoli. Fa 2 su 2, classe 99 per Simone Mascoli. 24-16. Ovviamente Celje dispone di una panchina più profonda, più lunga. In questo momento sono accomodati in panca Fagiano, La Sorte, Argentiero, cosa che Corato non può permettersi di fare. Serpentino sbaglia, rimbalzo catturato da Pietro Leoncavallo. Castoro, scarico per Mascoli, palla persa, macchinoso l'attacco ospite, li abbiamo nominati poco fa, entrano tutti e tre contemporaneamente, fuori Fedele, fuori Crovace e Serpentino, dentro La Sorte, Argentiero e Fagiano. Ricomposto così lo starting five per Paulinho Motta. 8 minuti all'intervallo lungo, attacca Celje, difesa uomo per Berile, Fagiano, il blocco di Lescott per Argentiero, la difesa di Zecca, Fagiano ci prova dai 6.75, sbaglia, rimbalzo Antonio Caloia, sbaglia anche Caloia, poi ci arriva il capitano Pietro Leoncavallo, attacco Corato, Zecca per Castoro, finta il tiro Castoro, poi se lo prende Michele Castoro, la bomba di Michele Castoro, la bomba di Castoro, 24-19, Celje, 7.15 da giocare, Lescott, tiro in palleggio per Lescott, canestro di pregevole fattura per il giocatore francese. 26-19, Grimaldi, arriva il blocco di Mascoli, consegnato per Castoro, poi Zecca si prende il tiro, sbaglia Antonio Zecca, un tiro comunque pulito, con Berile che va a chiamare sul cubo del cambio Amendolagine e Armenis. Fagiano fa una sportellata con Michele Castoro, realizza Damiano Fagiano. Distanza di sicurezza ripristinata, 28 Celje, 19 Corato, Castoro, Zecca e Grimaldi, il raddoppio con Mascoli a sfidare Caloia, a scegliere una conclusione decisamente improbabile. Poi Corato che si dimentica di Antonio Caloia. Break riporta Celje sul più 11, 30-19. Castoro va da Leoncavallo, pasticcia,
diventa un fallo che non arriva, poi arriva il fallo di Castoro su Argentiero, subito time out in campo richiesto da Verile, ci fermiamo anche noi. Si ritorna in campo dopo il time out chiesto da Corato sul meno 11, palla in mano Celje, autorizzato il cambio per Amendolagine, fuori Zecca e Armenis, quintetto composto da Amendolagine, Grimaldi, Castoro, Leoncavallo e Mascoli, non c'è un playmaker puro, così come è successo anche a Santeramo. Ovviamente Corato priva da mesi di un pezzo da 90 come Alberto Di Salvia, dovrà tirar fuori tutto quello che ha a disposizione, non ci sono più calcoli, c'è solo da giocare e vincere. Fagiano, seconda opportunità regalata a Celje, più 13, 32-19. Castoro, la penetrazione di Castoro, sbaglia, sfortunato in questo frangente il numero 7. La sorte, Argentiero va da Lescott, Argentiero si prende la tripla, sbaglia, rimbalzo di Donatello Grimaldi, va a chiamare il gioco. Corato che sembra quasi spaesata, un po' tramortita dall'avvio di Celje. Leoncavallo viene stoppato da Caloia, riesce a sbloccarsi il numero 10, ha avuto, a dire la verità, non tantissimi palloni giocabili, numero 10, però non deve innervosirsi, vitale per l'economia di gioco del Corato. Si asciuga il parquet, un gioco spezzettato da queste interruzioni. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, questa è la finale, gara 1, finale playoff di Serie D per l'accesso in C-Silver. Celje e Corato, Celje avanti di 13 punti, Corato prova a costruire un tiro impossibile con Grimaldi, cioè, però Corato che si lamenta per un fallo che non viene ravvisato, poi Caloia sbaglia incredibilmente, un canestro già fatto, Corato già dall'altra parte, ci prova Castoro, è corto il tiro, meno 13, palla in mano per Celje, sbaglia Lescott, ci arriva prima di tutti Gaetano Amendolagine a servire Michele Castoro, Castoro per Leoncavallo, sbaglia anche Leoncavallo. Corato in difficoltà, predica calma Fagiano, ne ha ben donde, la
la sorte, la penetrazione a sfidare Mascoli, arriva la stoppata. Possesso Celje con 5 secondi sul cronometro dei 24, arriva il time out in campo, ci fermiamo anche noi. Forte il grido, corato dalla curva organizzata a spingere i neroverdi a una rimonta qui a Celje sotto di 13 punti. Ora comincia a sbagliare anche Celje, che nel primo quarto ha messo in serie una qualcosa come 4 bombe. Ci prova Simone Mascoli, sbaglia. Tiro comunque pulito, quello preso da Mascoli. 3:35 da giocare prima dell'intervallo lungo. Penetrazione di Argentiero, arriva la stoppata e sarà palla Corato. 3:28, meno 13. Corato deve mettere fine un digiuno che perdura da qualche minuto. Arriva in aiuto di Grimaldi anche Gaetano Mendolagine, riceve palla Grimaldi, va a chiamare lo schema. Castoro aspetta il blocco di Leoncavallo, serve Simone Mascoli che deve prendersi il tiro, ce l'ha, sbaglia Mascoli, a rimbalzo però Gaetano Mendolagine, piede sulla linea, fischio giusto. Possesso Celje, anche in questo caso la conclusione da 3 punti di Simone Mascoli era più che legittima. 3 minuti al termine del secondo quarto, Baggiano contro Leoncavallo, servire la sorte che segna il canestro del più 16 Celje, massimo vantaggio, 35-19. Leoncavallo prova a girarsi, commette fallo Andrea Lasorte. Sarà possesso Corato, primo fallo per Lasorte, si è autoaccusato del fallo. ...14 secondi sul cronometro per l'attacco coratino, e ora serve la reazione. Cercare di portare a casa gara 1. 2:36 nel corso del secondo quarto, vedete inquadrati i tifosi che hanno seguito Corato dappertutto, ovviamente non potevano mancare stasera a Celje. Cronaca diretta, Grimaldi, la finta, l'arresto e tiro difficilissimo, arriva l'errore, poi Lasorte calpesta la linea di fondo, regala un possesso a Corato,
che deve per forza di cose ritrovare il bandolo della matassa. Viene fischiato un fallo evidente su Grimaldi, poi Castoro, lo scarico per Mascoli a correggere. Pietro Leoncavallo, il tap-in che vale il meno 14. Ovviamente Celje non ha frenesia nell'attaccare, si ragiona su 8 secondi al termine dell'azione offensiva. La sorte si prende un altro tiro, sbaglia, rimbalzo Caloia e poi Gaetano Amendolagine va a subire il fallo. Ad Alessandro Iaia, meno 14, 35-21, 1-49, prima della pausa lunga, attacca Corato con Michele Castoro, supera la metà campo il numero 7 Materano. Grimaldi attende di Pietro Leoncavallo, prova a servirlo nell'area colorata, ci arriva prima Celje che rischia di perdere il possesso. Fagiano a cercare Argentiero, arresta il tiro cortissimo, l'ultimo tocco è di Pietro Leoncavallo, attacco Celje, che in questo frangente perso un po' di brillantezza rispetto all'inizio, ne deve approfittare Corato per rifarsi sotto. Iaia, cercare Caloia, il mismatch di Caloia, arriva il fallo in attacco fischiato da Caloia, è il secondo fallo. Difesa di Donatello Grimaldi. Uno e 10 da giocare, meno 14 Corato, con Celje in bonus. Castoro sbaglia tutto, un altro attacco buttato alle ortiche. Iaia, arriva la stoppata di Simone Mascoli, poi Amendolagine, serve Castoro, Grimaldi, pallone che non riesce ad arrivare sotto canestro, non se ne capacita Verile. Bisogna cercare di chiudere il primo tempo con uno svantaggio ragguardevole. Sbaglia dai tre punti Simone Mascoli, tiro ancora una volta pulito, quello preso da Mascoli, la palla che non entra. Fagiano, dare in uno contro uno Leoncavallo, lo scarico per Argentiero, dai tre punti Argentiero, sbaglia Argentiero, arriva in basso di Iaia, sbaglia Iaia, poi ci arriva Simone Mascoli, si vede Amendolagine, Castoro, ultimi 13 secondi del secondo quarto. Si è bloccato il cronometro principale, si gioca solo quello dei 24, arriva la penetrazione con fallo di Donatello Grimaldi. Dopo i due tiri liberi ci saranno 6 secondi per l'attacco messapico. Dalla linea della carità Donatello Grimaldi si asciuga ovviamente. Giocatore ex Cerignola, Trani, Molfetta, Pescara e Bari, oltre che ovviamente Corato per tanti anni. Uno dei protagonisti di quest'annata con 16,5 punti di media partita in lunetta. Ora Grimaldi realizza un canestro quasi stregato per Corato. Su 2, meno 12, 35-23, 5 secondi per la sorte, arriva il fallo,
fallo giustissimo, perché Corato non è in bonus, ovviamente 3 secondi, 2 decimi, si potrebbe spendere anche un altro fallo. Arriva Gaetano Mendolagine a toccare questa palla guadagnando 6 decimi. Ancora rimessa Celje con le proteste reiterate di Paulinho Motta. La sorte, scaricare per Fagiano, il canestro è buono. Troppo facile per Fagiano. Termina così il secondo quarto sul 37-23 Celje. Ci fermiamo anche noi, torneremo tra poco con tutte le emozioni della finalissima tra Celje e Corato. Celje Corato e la finale promozione in C Silver. Si riparte dal 37-23 dei primi 20 minuti. Sarebbe interessante leggere le statistiche del primo tempo. Corato abbastanza sfortunata al tiro, alcuni errori però grossolani in difesa. Andiamo subito in cronaca diretta a leggere i due quintetti. Corato con Zecca, Castoro, Grimaldi, Armenis e Leoncavallo. Risponde Celje con la sorte, Argentiero, Lescott, Caloia e Fagiano. Riproposti dunque i starting five. Caloia a sfidare Armenis, sbaglia, rimbalzo conquistato da Corato con Zecca a servire però una carota giallo blu. Recupera Corato poi con Castoro, resta il tiro impossibile per Castoro, infatti arriva l'errore. Argentiero, un minuto è già volato via, Corato rimane sul meno 14. Argentiero a schiantarsi sul muro verde, palla recuperata dall'AS Basket. Dicevamo, negli istanti finali del secondo quarto servirà una grande reazione per riacciuffare gara 1. Adesso pende tutta dalla parte di Celje. Grimaldi in isolamento, Grimaldi, arriva il passaggio poi per Castoro, ancora Grimaldi, 3 secondi al termine dell'azione, dovrà tirare Grimaldi, infatti arriva il tiro, scadono i 24. Infrazione di 24 secondi. 8:30 da giocare, un minuto e mezzo in cui non si è segnati. Alla palla 2006 di Celje Messapica. Attacca Celje, difesa a uomo per Corato. La sorte. Ancora il numero 14, servire Fagiano. Sorte, si offre canestro da Caloia, 3 secondi al termine dell'attacco. Lescott prova da posizione proibitiva, arriva l'infrazione di 24 secondi, buona la difesa in questo frangente. Ora servirà però sbloccarsi in qualche modo. La carica di Verile per Grimaldi, saremo curiosi anche di vedere, sentire le parole di Verile nel
all'intervallo. Leoncavallo, giro in palleggio per Leoncavallo, realizza capitan Pietro Leoncavallo il canestro del meno 12, 37-25, 7-40 da giocare. Attacca Celie con Lescott, vai fino in fondo Lescott, sarà ancora possesso Celie. Le proteste di Verile, 12 secondi al termine dei 24. Argentiero per Caloia, poi la sorte, si prende un tiro pulito e corto, rimbalzo, però c'è proprio Caloia, sbaglia Caloia, sempre Caloia a recuperare, poi Michele Armenise in qualche modo, Leoncavallo in contropiede, realizza, c'è fallo e c'è canestro per Pietro Leoncavallo, avrà un tiro libero supplementare, mini break di 4-0 per Corato. Meno 10 con un mini time out in campo per gli ospiti. Leoncavallo pronto dalla lunetta, momento importante del match, sbaglia Leoncavallo, si rimane sul 37-27, 7-13 da giocare. Rovace ha preso il posto di La Sorte, sembra più pimpante, più reattiva Corato ora. 10 secondi per l'attacco messapico, Argentiero a servire Caloia, disturbato da Armenise, 5 secondi, Rovace, lo scarico per Lescott, 2 secondi, si prende il tiro Lescott, sbaglia Lescott con la palla che ha danzato sul ferro e poi uscita, palla recuperata da Corato, chiede un fallo tecnico la panchina ospite. Signor Delia ad ammonire verbalmente coach Paulinho Motta, richiamo ufficiale, dato è sul meno 10, prova ad invertire l'inerzia psicologica del match. Fischiata da Antonio Caloia, è volato Grimaldi sul parquet. Minaccia un fallo tecnico per simulazione il signor Delia. Mi ha dato il fallo poi di Antonio Caloia. Meno 10 Corato, palla in mano, continuano le proteste di Paulinho Motta, sensazione che alle prossime arriverà il tecnico da entrambe le parti. Grimaldi, 6 secondi, la penetrazione di Grimaldi, lo scarico per Leoncavallo, il canestro di Pietro Leoncavallo, meno 8 Corato, prova ad incitare il pubblico Michele Armenise. Celie, rinvigorita l'AS Basket. Argentiero, 10 secondi al termine dei 24, raddoppiato, poi ancora Argentiero, la difesa di Antonio Zecca, si prende un tiro impossibile, Argentiero contro le leggi della gravità, arriva l'errore, palla in mano Corato, il momento è propizio, Zecca, messa a uomo anche per Motta, Castoro, prende palla Grimaldi, il pick and roll di Leoncavallo, arriva il fallo fischiato a Kevin Lescott, terzo fallo di squadra per Celie, arriva subito il timeout, richiesto da Paulinho Motta, ci fermiamo anche noi.
di Celje Messapica. Finale gara 1 tra Celje e Corato. Un break nero-verde ha riaperto i giochi, 37-29, palla in mano agli ospiti. Adesso il match si è acceso ancora di più, con Corato che finalmente sembra in palla, sembra in partita. Torniamo in cronaca diretta, scivola Grimaldi, c'è Zecca, 5 secondi al termine dell'azione di Corato, Zecca lo scarico, deve tirare Leoncavallo, prende la tripla, Leoncavallo sbaglia, c'è il rimbalzo di Caloia, prova a partire in contropiede, Crovace si ferma, prova a ragionare il numero 17, apre il libro degli schemi, Crovace, 12 secondi al termine dell'attacco, con Celje che ora ha qualche grattacapo in più, finte tiro Crovace. Non ci casca Castoro, ma arriva sotto canestro e viene persa la Celje e comincia a innervosirsi e a perdere un po' il lume della ragione, che l'ha spinta fino al più 16 nei primi 20 minuti. 37-29, 4-56 da giocare, si asciuga il parquet. Che spettacolo! Che spettacolo qui alla Pala 2006! Davvero due piazze che meriterebbero ben altro piuttosto che la Serie D. È chiaro, potrebbe arrivare un ripescaggio per la perdente di questa finale, però vincere sul campo ha tutto un altro sapore, soprattutto quando non lo fai più di 25 anni. Torniamo in cronaca diretta, Armenis, Grimaldi, meno 6 Corato, Castoro si prende la tripla, sbaglia il secondo ferro, gli sbarra la strada verso la gloria, rimbalzo di Celje che ha sostituito Caloia con Serpentino. Stato da Serpentino, fallo commesso da Armenis. Primo fallo personale, primo fallo di squadra per il giocatore barese di nascita. 14 secondi per l'attacco giallo-blu. Fagiano solo soletto dai 6.75, sbaglia, arriva in cielo. Donatello Grimaldi a prendere sto pallone. Contropiede concretizzato da Michele Armenis su assist di Donatello Grimaldi. Il meno 6 Corato, 37-31. Argentiero precipita sul parquet, Zecca sbaglia Celje, arriva però il rimbalzo di Fagiano, capitano e mestierante di primo ordine. Dice sul parquet anche Michele Serpentino, dico bene. Fallo antisportivo. Michele Castoro. Saranno due liberi e possesso per Celje. Difficile capire come un giocatore della stazza di Serpentino possa cadere così sul parquet. Con Castoro che stava spiegando le sue ragioni, è arrivato il fallo antisportivo al cronometro fermo. Adesso Celje, dopo altri due tiri liberi fidati a Serpentino, per il fallo antisportivo fischiato a Castoro e realizza Serpentino.
55 da giocare. Celia che rischia di perdere il pallone. La difesa di Michele Castoro sulla linea Trovaci, sul cambio di Kevin Lescott. Trovaci viene raddoppiato, il secondo il Trentino realizza su assist di Danilo Trovaci, 42-31. La scossa di Celia, dopo che Corato si era avvicinata in maniera pericolosa, il blocco di un cavallo, la penetrazione di Castoro, poi Zecca si prende il tiro da tre punti, Zecca realizza Antonio Zecca, la bomba del play brindisino a portare Corato sul meno 8. Corato c'è dopo l'appannamento dei primi 20 minuti, risponde presente ora Fagiano, 3 secondi al termine dell'azione, Trovaci, Fagiano prova a rispondere alla tripla di Antonio Zecca, sbaglia Fagiano, già dall'altra parte Michele Castoro, lo scarico per Antonio Zecca, finta il tiro Zecca, poi lo scarico per Grimaldi, e adesso ci ragiona, arriva il fallo in attacco. Un attacco fischiato proprio a Grimaldi, cambio fuori Argentiero, dentro Lescott, si rimane sul 42-34, a 2-34 da giocare nel corso del terzo quarto. Non si segna facilmente, punteggio bassissimo per due formazioni dal roster stellare. Anche nei playoff hanno superato quota 90, siamo a meno della metà, mancano 12 minuti al termine del match, ovviamente era prevedibile anche questo. Lescott, 3 secondi per il tiro, Lescott sbaglia, chiede di abbassare i ritmi Verile, Zecca, Armenis, si torna da Zecca ancora ad Armenis, poi Castoro, Grimaldi prova a prendere posizione Pietro Leoncavallo, la penetrazione di Grimaldi viene fermato con le cattive da Damiano Fagiano. ,54 al termine, meno 8 Corato, con Celia che raggiunge il bonus. 14 secondi per l'attacco, Grimaldi, il palleggio numero 8, va a servire Castoro, resta il tiro di Castoro, sbaglia Castoro, rimbalzo però Michele Armenis solo per un istante, poi Fagiano recupera la sfera, la trama offensiva di Celia, Lescott prende un altro tiro da tre punti, sbaglia ancora una volta, rimbalzo di Michele Armenis, arriva il fallo, il serpentino, saranno due liberi per Corato, partita che sale ancora di più di intensità, permane però, ed è questo importante sottolinearlo, il fair play in campo, sul campo fa il suo rientro Calloia, fuori proprio Serpentino, arrivato a stagione in corso alla corte di coach Paulinho Motta. Dalla lunetta Michele Armenis per accorciare ulteriormente il campo, sbaglia, primo libero Armenis, seconda opportunità, 0 su 2, sanguinosa la lunetta in questo frangente, 1:22 da giocare, meno 8 Corato, Trovaci, Fagiano, Lescott, si gioca fino alla fine dei 24 ogni azione, Fagiano, c'è infrazione di passi,
infatti è così. Dalla persa da Celie non ci sono neanche le proteste. Attacca Corato, 1:04, -8. Castoro segnato con Zecca. Grimaldi reclama palla, Pietro Leoncavallo prova a giocarsela e a sfidare Caloia, perde palla il numero 10. Mettere la palla a terra. Baggiano, Trovace, 10 secondi all'attacco dei locali, esce dai blocchi Fedele, viene però servito da Trovace, la penetrazione di Baggiano, si va da Fedele, dai tre punti Fedele, sbaglia Fedele, il fatto di un cavallo, l'apertura per Grimaldi, si ferma Grimaldi, serve Castoro, la tripla di Castoro, non si infila, palla persa Corato. Tiro che c'era tutta la vita per Castoro. 17 secondi al termine del terzo quarto. Corato deve cercare di non subire canestro. Sarebbe davvero importante perché poi avrebbe il possesso ad inizio ultimo quarto. Finisce così sul -8, gli applausi di coach Marco Berile ai suoi, Corato è ancora in vita e si giocherà tutto negli ultimi 10 minuti. Ci fermiamo qualche istante e poi torneremo con le emozioni di Celie e Corato. Deciderà la vincente di gara 1 della finale promozione in Serie C. Silver si riparte dal 42-34 del terzo quarto, un terzo quarto che ha riconsegnato barlumi di Corato al suo pubblico. Corato che si è avvicinata prepotentemente a Celie mettendola in difficoltà. 5 secondi al termine dell'attacco, torniamo in cronaca diretta con il tiro tentato dalla sorte, rimbalzo di Grimaldi, l'apertura subito per Zecca che compone il suo quintetto completato da Grimaldi, Castoro, Leoncavallo e Armenis, palla persa da Corato. Risponde Celie con la sorte, Fedele, Lescott, Faggiano e Caloia. 40 secondi sono andati via. Attacca ora Celie con Fedele che esce dai blocchi, riceve palla, la penetrazione, l'arresto e tiro, la stoppata di Michele Armenis. Leoncavallo lancia a Zecca, l'arresto e tiro di Zecca, sbaglia Zecca, rimbalzo però Armenis, l'ultimo tocco è proprio di Faggiano, palla recuperata da Celie. Gianluca Argentiero presumibilmente prenderà il posto di Fedele, proprio così. Dieci secondi per l'attacco dei messapici. Corato deve dare tutto quello che ha a disposizione. Goccio di benzina sarà importantissimo per ribaltare gara 1. Arriva la stoppata
segnare, però bisogna segnare, muovere lo score e avvicinarsi ancora di più ai padroni di casa. Castoro, la resta è tiro, sbaglia Castoro, va però a rimbalzo, serve più per un cavallo, tocca però la linea di fondo ed è palla giallo-blu. Dentro Serpentino, fuori Caloia. Si ricomincia, 8 e 12 da giocare. Si prende il tiro dai tre punti, sbaglia, rimbalzo di Serpentino, prova a girarsi il numero 4, realizza un canestro difficilissimo per Serpentino. Più 10 Celje, 7.52 da giocare. Zecca va da Leoncavallo, esce dai blocchi Grimaldi, ancora Zecca, finta il tiro, va a servire Leoncavallo ma non serve nessuno. Priorità numerica, soprannumero Celje, poi rientra Corato. Momento delicato questo. La sorte va fino in fondo, lo scarico per Serpentino e sbaglia, rimbalzo di Michele Armenis. Castoro, servire Grimaldi, arriva il blocco di Leoncavallo, non lo sfrutta Grimaldi, si prende il fallo. Per l'attacco coratino. Grimaldi si prende il tiro dai tre punti, sbaglia, rimbalzo Serpentino, poi la sorte, doppia cifra di vantaggio per Celje, 6.52, Nescott, di lui c'è Grimaldi, occhio che spara da lontano, infatti è così, tiro fortissimo però riesce a colpire, a centrare neanche il ferro. Altra occasione per Corato, però deve sbloccarsi e approfittarne. Castoro, Zecca, un cavallo, spara Grimaldi sul perimetro. Zecca, serve Michele Armenis, Grimaldi finge il tiro, poi se lo prende da tre punti, corto, arriva però Armenis. Nei 24 secondi, un altro attacco sprecato da Corato. Ha segnato, pensate un po', 34 punti in 34 minuti. Media bassissima. Nonostante ciò è ancora tutto aperto. Bisogna però infilare la palla nel cesto. Comincia, più 10 Celje, 6.13, il cronometro è sempre più amico dei brindisini. Argentiero va dalla sorte, chiede un'infrazione venile, non arriva la chiamata arbitrale, poi la sorte pasticcia, arrivano i 24 secondi. Infrazione di 24 secondi per Celje, palla recuperata, time out in campo richiesto da coach Verile e ci fermiamo per qualche istante anche noi. We'll be right back.
gara 1 di finale, 5.50 al termine del match, meno 10 Corato che ha palla in mano. Grimaldi è entrato Mascoli al posto di Michele Armenis, errore di Antonio Zecca, palla persa banalmente, l'escort, arriva il fallo di Grimaldi che ha chiuso, ha sbarrato la strada col corpo. Dopo del cambio Damiano Faggiano, anche Gaetano Mendolagine dall'altra parte, prenderà il posto di Antonio Zecca, fuori Serpentino, dentro Faggiano, palla Celie dopo il fallo commesso da Grimaldi, 16 secondi per l'attacco locale. Sentiero prende la tripla, sbaglia il rimbalzo di Simone Mascoli, l'apertura per Castoro, Corato nuovamente senza playmaker, non dà punti di riferimento. Grimaldi in palleggio, ripeto blocco di un cavallo, Mascoli va da Castoro, pick and roll, la penetrazione di Castoro, lo scarico poi per Amendolagine, arresto il tiro sbagliato, ci arriva poi Michele Castoro, extra pass, Corato, Leon Cavallo chiede e ottiene il pallone e c'è il canestro di Pietro Leon Cavallo, meno 8 Corato, 4:44 da giocare, Argentiero per Caloia, 7 secondi al termine dell'azione, Faggiano dai 3 punti, sbaglia Faggiano, poi Caloia non riesce a recuperare palla, possesso Corato, 4:29, un'eternità. Grimaldi, blocco di Leon Cavallo, va fino in fondo Grimaldi, sbaglia tutto, cercava l'assist per Leon Cavallo, non si sono intesi due. Serpentino, palla toccata con un piede da Corato, possesso Celie, 16 secondi sul cronometro dei 24, Caloia, la sorte, invita al tiro Corato, Argentiero, pick and roll con Caloia, Argentiero si prende la bomba che entra, Gianluca Argentiero, più 11 Celie a 3:50 dal termine, di nuovo Serpentino sul cubo del cambio, Mascoli, Grimaldi, rompe il palleggio, Mascoli ci riprova dai 3 punti, sbaglia, poi il rimbalzo di Leon Cavallo, a seguire ancora Mascoli, Grimaldi, la penetrazione verso il fondo, realizza Donatello Grimaldi, meno 9 Corato a 3:24 dal termine. Scopo del cambio Antonio Zecca, l'escort, scarico per Faggiano, arriva il fallo di Grimaldi, ci saranno due liberi a disposizione di Celie, lunga
salita per Corato sul meno 9, due liberi a disposizione di Fagiano. Dovrebbe tirare i liberi Caloia e non Fagiano. Questo è il motivo di discussione in campo. Tira Fagiano. Buono il primo libero del capitano gialloblu. Ceglie. Ora deve giocarsi il tutto per tutto Corato. Zecca consegnato per Grimaldi. Zecca tutto solo del 21. Segna! Antonio Zecca accende la fiammella di speranza. Meno 8. 49-41. La sorte. Secondi a termine della sorte. Ceglie la bomba di Gianluca Argentiero, mette una seria ipoteca su gara 1, più 11 Ceglie. Castoro prova a rispondere, realizza Michele Castoro, la bomba di Castoro è cascato sul parquet Leon Cavallo. Mancano 2:14 al termine. Cinquantadue Ceglie, 44 Corato. 2:14 da giocare. Caloia va a recuperare palla Leon Cavallo. 7 secondi, termine dell'azione, procede. La sorte di lui c'è Gaetano Mesolagine. La sorte che calpesta la linea, palla recuperata a Corato. Suona la carica virile. 121 secondi al suono dell'ultima sirena. Meno 8 Corato, palla in mano. Zecca va da Castoro a giocare in pick and roll con Leon Cavallo. Zecca serve Leon Cavallo. Sbaglia Leon Cavallo. Canestro che poteva riaccendere la spia per Corato. Lescott recupera la palla, va da Caloia. Arriva il fallo fischiato a Grimaldi. Quarto fallo per lui. Dentro Fagiano. Fuori Danilo Crovace. 1:32 in lunetta c'è Antonio Caloia. Per il possibile più 10 Ceglie. Ceglie vede la linea del traguardo. Asciuga ancora il parquet. Coach Poligno Motta chiede il conto dei time out a disposizione.
giocare, arriva l'ok e il signor D'Elia, collega russo. Più 10 Corato, 54-44 a 1-18 da termine. Loro, Zecca, la penetrazione di Zecca viene fermato regolarmente, sarà possesso però ancora Corato, lamenta un fallo Zecca che non arriva. Fallo fischiato ad Andrea La Sorte, meno 10 a 54 secondi dal termine. Effettivamente arduo il compito di Corato. Arriva il time out in campo richiesto da coach Marco Verile. Ci fermiamo per qualche istante anche noi. Corato, gara 1 di finale per la promozione in C Silver. Celi è avanti di 10 lunghezze a 54 secondi dal termine. Castoro prova la tripla, sbaglia Castoro, rimbalzo di Fagiano, apertura per Clovace. 50 secondi, chiede il fallo sistematico coach Verile, arriva il fallo di Grimaldi, quinto fallo per lui. Gara 1 acquistata da Celje. Il primo atto di questa finale, poi ci sarà tutto da giocare in gara 2 prevista giovedì 2 giugno alle ore 19 presso il Palalosito di Corato, dove Celje avrà l'occasione per chiudere i giochi promozione, mentre Corato sarà obbligata a riaprire la serie e poi giocarsi tutto qui sul parquet del Pala 2006 di Celje. Domenica 8 giugno, eventuale gara 3, sempre alle ore 19, per raccontare gli ultimi secondi di gara 1. Celje avanti di 11, 55-44 a 41 secondi dal termine. Rimessa a Corato. Fa festa ovviamente il pubblico di fede giallo-blu. Primo mattoncino è stato inserito. Celje gran spolvero nel primo quarto, poi ovviamente si è giocati un po' allo specchio, non è facile poi recuperare uno svantaggio di 16 lunghezze. Stesso copione del ritorno della stagione regolare,
quando Corrado ha accumulato un ritardo di oltre 20 punti. Quindi rincorrere è sempre più stancante. In meta c'è Danilo Crovacci. Segno il primo libero. Più 12 Celie. Asciuga anche il pallone. Celie a 24 secondi dalla vittoria di gara 1. Castoro in attacco, scarico per Amendolagine, ci prova dei tre punti, realizza Amendolagine. Canestro del meno 10, fallo sistematico di Castoro su Fagiano, 14 secondi al termine del match. È vero, gara 1 è andata, ma c'è il Pallalosito che aspetta. Pallalosito sicuramente sarà sold out per gara 2. La città di Corrado chiamata a spingere i neroverdi alla vittoria che varrebbe il ticket per gara 3. E Scaramuccia adesso in campo con Crovacci, arriva il fallo antisportivo, vengono sedati gli animi e allontanati Crovacci e Zecca. Arriva anche si chiariscono i due. Alla fine bel gesto, l'abbraccio tra il numero 55 e il numero 17, due liberi a disposizione di Danilo Crovacci. In lunetta il numero 17, quando ormai liberi che servono solo per le statistiche, e sbaglia il primo libero. È stato fischiato un fallo antisportivo a Zecca, uno su due per Crovacci, che arrotonda il bottino a quota 60. Ultimi 5 secondi con Celia che ovviamente non gioca più, e arriva il suono della sirena che sancisce la vittoria di Celie, che conquista gara 1 della finale promozione per l'accesso in Serie C Silver. Finisce con il punteggio di 60-45, con Corrado chiamata ad una vittoria che sarà necessaria per continuare la serie, necessaria per continuare a coltivare i sogni di gloria di una promozione sul campo che manca da tantissimi anni. Fa festa il pubblico di Fede Messapica. Per Corrado ci sarà l'ultimo appello in gara 2, in un Pallalosito che si preannuncia bollente. Amici sportivi, vi lasciamo con le immagini della festa celiese. Da Domenico Piccione è tutto, io vi auguro una buona serata e ci rivediamo sicuramente giovedì per le emozioni di gara 2. Buona serata a tutti.